Come però si esca da questo disastro è molto più difficile da fare. Ho detto che quasi tutti convengono, perché non c'è dubbio che il punto di partenza della nostra crisi, non perché l'ha originato, ma perché ne è stato il moltiplicatore, è questa costruzione della moneta unica fatta con un po' di leggerezza e che ci sta determinando tanti problemi. Qual è il cuore del problema? Non c'è mai stata nella storia dell'umanità una moneta senza lo Stato, una moneta senza una banca centrale, una moneta senza un governo, una moneta senza un Parlamento. Nella storia dell'umanità, abbiamo avuto monete che, essendo monete di grandi imperi, riguardavano tanti paesi, ma dietro c'era l'impero, c'era un re, c'era un imperatore, c'era chi decideva, c'era una banca centrale. Noi abbiamo costruito una moneta con tanti stati. Ogni stato è uno stato sovrano. C'ha il suo governo, c'ha il suo parlamento, c'ha i suoi cittadini. La banca centrale europea non è la banca centrale degli stati sovrani.